mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Anche la signora Gianfrate, il mago, gestore del nostro sistema custodante. Solo innanzitutto voglio salutare alcuni ospiti venuti da fuori, il vice sindaco di Fasano, Giovanni Cisternino, l'assessore di Martina Franca, Antonio Scialpi, assessore di San Michele Salentino, Siena Barletta, consigliere comunale di Tranchina Fontana, il professore Davidio, mio professore. E per noi è un onore grandissimo avere questa sera qui il maestro Riccardo Guarnieri. Non sarebbe stata la stessa cosa inaugurare la mostra senza la presenza di uno degli artisti più famosi al mondo. Siamo veramente fortunati di avere qui stasera la Biennale di Venezia, 53esima, personificata da uno dei più importanti artisti che ha partecipato non solo all'ultima Biennale, ma anche precedentemente ad altre edizioni della Biennale di Venezia. Un evento molto particolare, importante, che porta nella nostra città un livello artistico molto alto, voluto in particolare dal nostro consigliere comunale, il direttore Angelo Maria Pesini. Grazie alle sue competenze, alle sue amicizie di Cumbria ci ha fatto incontrare Nino Goi di Art Relation, che è il curatore di questa mostra. Lui è un giornalista che si occupa di arte, ha una società artistica, e grazie a lui abbiamo avuto la fortuna di avere qui la Biennale di Venezia, il maestro Guarnieri, e anche come ospite in questa mostra della Biennale alcune opere del pittore ormai storicizzato Giorgio Di Vinico. Potete ammirare questa sala, quindi la sala a cuori fil rouge, proprio quella della Biennale, perché anche le opere di Chirico qui presenti sono delle opere della collezione Arrigoni esposte alla Biennale di Venezia. Non entro nei dettagli, poi saranno i nostri ospiti qui a intervenire. Iniziamo, io direi innanzitutto partiamo con la presentazione della mostra da parte di Nino Goi, che lui l'ha curata, quindi l'ha allestita, e subito dopo passiamo agli altri ospiti. Grazie Antonello, buonasera a tutti, grazie per la bellissima accoglienza. Io sono un amico di vecchia data di Angelo Pierino, eravamo insieme in Mondadori, diciamo, negli anni 80 più o meno, e lui mi parlava sempre di Celje, città che io conoscevo naturalmente di nome, ma non ero mai venuto. E sono venuto qui in primavera e ho visto questo museo, questa sala che è fantastica, veramente bellissima. E allora abbiamo detto, ma vediamo di valorizzarla ulteriormente, questa sala che già ospita delle manifestazioni importanti, di valorizzarla ulteriormente. E cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che il Sud Italia, a livello culturale, è un posto ricchissimo. La cultura che c'è al Sud forse non c'è neanche al Nord, a parte certe, diciamo, aspetti rinascimentali, però nell'arte contemporanea, che è l'arte del nostro tempo, diciamo che con l'eccezione parziale della Sicilia, l'arte contemporanea al sud è un pochino meno presente. Allora io ho pensato, Celje potrebbe essere un po' la porta verso il sud per vedere
anche contemporanea, che dà l'idea della vita in cui viviamo. Ma qual è il più importante evento, la più importante manifestazione al mondo, e lo dico non perché sono italiano, ma perché è vero, dell'arte contemporanea? La Biennale di Venezia. La Biennale di Venezia sta all'arte, come il Tour de France, al ciclismo, sì, il Giro d'Italia è importante, però il Tour è più importante. Restando nello sport, la Biennale di Venezia è il Wimbledon, appunto, dell'arte. E allora io, tramite alcuni amici, tramite alcuni curatori della Biennale di Venezia, sono venuto a conoscere personalmente il maestro Guarnieri, il maestro che già conoscevo di fama. E gli ho detto, maestro, mi farebbe molto piacere invitarla a Ceglie e organizzare a Ceglie una mostra in cui, oltre ad alcune sue opere, che poi vi spiego, che vi deduco la parete, che sono un po' significative del lavoro del maestro, portare alcune opere della Biennale. Bene. Voi dovete sapere che la Biennale di Venezia si articola in due serie di opere. La Biennale di Venezia ospita più o meno quanto un centinaio di padiglioni nazionali, sì, un centinaio di padiglioni nazionali. Il più importante ovviamente è il padiglione Italia, il più importante per noi, poi il padiglione Spagna, eccetera, eccetera. E quando l'artista va in un padiglione, vabbè, è andato la Biennale. Però c'è un numero ridotto di artisti, quest'anno 120 in tutto il mondo, voi considerate che artisti professionisti nel mondo ce ne sarà qualche centinaio di migliaia, 120 che sono stati scelti non da un padiglione particolare, ma proprio dalla direzione della Biennale. Quest'anno c'è una francese, una grande esperta francese, Christine Massel. Bene, tra i 120 artisti che in tutto il mondo sono stati chiamati a rappresentare la Biennale di Venezia senza una bandiera, ma come bandiera, la bandiera dell'arte, e pochissimi italiani, due o tre, c'è appunto il maestro Guarnieri. Io preferirei avere da voi delle domande. Comunque, come introduzione devo dire questa, è la telefonata 3-4 mesi fa dal dottor Milo Boi, il quale mi propose questa mostra, dicendomi, cioè, a Ceglie, io capisco di Ceglie, una mostra facciamo così, cosa? Lui parla abbastanza velocemente, che io al telefono, pensai a una mostra collettiva, no? Che parlava appunto di un museo, poi mi ha telefonato, poi io ho detto, ma scusi, ma quante opere voglio io? Cioè, voglio quelle del Biennale e poi altre 7-8, e tutti gli altri, pensavo ce ne fossero 10 di pittori almeno. No, ma dice una persona, ma come una persona? Ma io faccio molto volentieri, intanto è un museo, cioè è un posto comunale, quindi non è una galleria dove si valuta se la galleria è di un certo livello, che un luogo pubblico, un museo che nasce ora, quindi ero molto onorato, stato molto contento. Sono ora maggiormente contento perché ho visto questa città che io non me l'aspettavo. Io non la conoscevo, non l'avevo mai sentito nominare, dico la verità. Ma io ieri sera, è vero, eravamo lì in piazza Plebiscito a un bar. Sembra essere in un film perlomeno di Tornatore, tanto per non esagerare, perché era tutto bellissimo. Poi questo bianco delle case, questo ambiente, la gente che girava, a me sembrava davvero di recitare un film. Cioè, ora mi dicono, tocca a te, devo entrare in scena, no? E poi ho visto anche girando anche stamattina, veramente è una città di una civiltà fantastica. Fantastica, perché io l'ho paragonata a Santorini, non me ne stavoci, sente tutto, no, qua dentro, ed è tutto riportato a un'eleganza, a una raffinatezza. Io ieri sera ero a cena con gli amici loro e parlavo della cucina popolare pugliese, ma è di una raffinatezza incredibile questa cucina popolare pugliese, a parte la bontà, io ho sempre sostenuto la cucina pugliese è la migliore delle cucine italiane, però quello che impressionava, cioè è lo stesso discorso della città Ceglie, voglio dire, da una parte la storia, la cultura popolare, le tradizioni eccetera, e dall'altra parte si sfocia in un'eleganza, in una piacevolezza, in una raffinatezza che io non penserei. Ha trovato elegantissimo il piatto di fave. Ho trovato tutto. E nei colori stupendi, al centro della tavola con
dei condimenti rossi, verdi e queste fave gialle, lui dice ma questo è bellezza. Bellissimo. Andiamo, cioè magari soltanto magari per vedere la vostra eccetera, però nel mio studio o in una galleria vedo un quadro mio, poi se torna un mese dopo, 10, dice ah ma questo è più forte, perché sei già abituato a vedere che questa cosa era bianca quasi senza colore, la seconda volta ma proprio mi dice ma ci sono allora questi colori, no? E quindi c'è, questa è la difficoltà. Io naturalmente sono stato abbastanza tutta la vita dal mercato, quindi su dicevo, vedo la tela bianca, non c'è nulla, no? Ecco, questo per dire, quindi non è una, lo so benissimo, non è un'arte facile, bisogna lasciarsi un po' prendere così, da questo io lo chiamerei poesia, sentimento e altri termini piacevoli, il silenzio, la luce, insomma tante cose che io cerco. Non sono quadri ridondanti, non amo le cose violente, espressioniste, eccetera, lo si vede, e quindi una pittura direi da meditazione. Proprio poche parole, vi ringrazio, sono particolarmente felice per questa esplosione di bellezza che abbiamo potuto avere a Celli, e ringrazio tantissimo il maestro. Persona straordinaria di cui siamo stati in queste ore a chiacchierare della vita. Ringrazio Luigi ed Antonello che hanno colto la proposta e l'hanno con me implementata. Ringrazio Milo che si presentò un giorno nel mio ufficio di Milano, lui scrive per Affari Italiani e mi disse ma che dici, vogliamo fare qualcosa? Scrive in un blog di arte sul mio giornale. E appunto nacque in questo ufficetto di Milano, in questa stanza un po' buia, l'idea di proporre a Celli qualcosa di sensazionale, cioè, le opere della Biennale di Venezia, il massimo, come se dicessimo appunto, come spiegava Milo, che al campo... Amare Federer a giocare nel campino. Esatto, o poi appunto nel nostro campo di calcio avere qui la Francia. E sembrava un sogno, sembrava una cosa impossibile, invece è accaduto e sono particolarmente contento perché, come tante volte ho detto nelle occasioni pubbliche, penso che Celli abbia proprio questa vocazione. Grazie a tutti i benvenuti, grazie all'autorità, grazie a tutti gli amici che hanno ringraziato per il benvenuto. Sì, Angelo ha un attimo esplicitato quello che è accaduto, poi un passaggio importante, mi ha invitato alla festa di Affari Italiani, ho conosciuto Milo con migliaia di persone quella sera, Milo ha detto perché no, avete un contenitore, abbiamo cercato di spiegargli quale fosse questo contenitore, senza averlo misurato, è venuto solo dopo. Immediatamente è uscito nell'atelier in contrasto, ha sposato quella che era il nostro progetto, Angelo più volte e Antonello avevano pungolato in caso di portare avanti, ci siamo incontrati qui ed è venuto fuori, ha visto questo contenitore, si è immediatamente innamorato e ha detto partiamo dalla Biennale ma con una cadenza trimestrale, per cui concluderemo il 30 settembre, poi avremo un'altra mostra che andrà penso da ottobre a Cavallo di Natale, poi una in primavera, cercheremo di coprire tutto l'anno, partire da questo progetto che per noi vuol dire un rilancio di un progetto che era partito già bene, perché negli anni passati questa che era una struttura abbandonata ha visto circa, nell'anno passato ha visto circa 28.000 presenze, quest'anno contiamo di aumentarle e qualificando comunque l'offerta. Quindi oggi ci troviamo qui a goderci di questa festa. Poi ha voluto inserire la ciliegina, ha detto vabbè farò un regalo a questa città, si è innamorato anche lui di questa città, certo. E ha detto porterò due opere di Celli. All'inizio ha detto che sta prendendo in giro,
solo l'altro giorno quando sono venute le ho viste, sabato sera, mi sono reso conto che era vero. Quindi davvero grazie Nino, grazie maestro, grazie Angelo, grazie Antonello per tutto quello che avete fatto. Non credevo sia arrivato a me. Grazie. Around.